sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando poi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Io mi sento ricreato nel cuore, nello spirito, ma anche nella mente, perché la parola di Dio getta luce anche nel nostro cervello. Mi sento ricreato perché ogni parola che leggiamo da qui sembra che sia una stella che aggiungiamo al firmamento. Isaia si rivolge agli israeliti che sono stati liberati dalla schiavitù dell'Egitto, però sono andati a cadere dalla padella alla brace, trasportati come sudditi, e per cui a quel tempo suddito significava schiavo, di altri popoli, babilonesi. Non era una condizione buona. Ed ecco allora che Isaia annuncia un tempo nuovo. Adesso facciamo tre passaggi con la memoria. Il primo, il popolo schiavo in Egitto viene liberato da Mosè. Dio manda Mosè ed escono. Adesso il popolo di Dio, schiavo nei territori orientali della Babilonia, della Siria, è una seconda schiavitù. E Isaia dice: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta. Contro chi? Contro i nemici del popolo di Dio. La ricompensa divina è alle porte per voi che avete sopportato questo penoso sacrificio della schiavitù. Egli viene a salvarvi, non dice soltanto viene a liberarvi, e di più, attenzione, qui ogni parola è messa al posto giusto per squarciare l'ombra, il buio che c'è davanti alla nostra mente umana. Allora, dice Isaia, si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa arida come il deserto, la terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso avrà sorgenti di acqua.
avete seguito tutto il discorso di Isaia. Adesso spostatevi nel tempo, storicamente. Dal momento in cui Isaia, più di 1000 anni prima di Gesù, fa questo discorso, a tutto quello che accade quando viene Gesù. E allora si capisce che non è soltanto la guarigione dell'orecchio sordo, della lingua muta, del piede rotto, della lebbra che consuma e corrode, è altro. Ci sono dei mondi spirituali che possono essere anche questi, o pieni di luce, di forza, di potenza, di amore, di verità, o al contrario. Il contrario del bene c'è sempre stato nel mondo. Il bene però, quando Dio dice che basta col male, il bene è più forte del male. Quando viene Gesù, i demoni che fanno? Scappano. Sei venuto, perché sei venuto prima del tempo a rovinarci, da una parte, da un'altra parte, se proprio dobbiamo uscire da questo, mandaci dentro quei porci. È finito il regno di Satana. Noi oggi nemmeno ci pensiamo a questo, perché viviamo belli, grazie di Dio, vado a messa, mi fortifico spiritualmente, dico un bel rosario alla Madonna e lei mi mette le braccia intorno, prego San Francesco, prego Padre Pio, il mio angelo custode, io sono una fortezza. Quindi abbiamo dimenticato il terribile male che c'era prima che venisse Gesù, ad aprire gli occhi dell'anima, a togliere la sordità dei cuori, ad arricchirci di grazia, che vuol dire partecipazione alla sua divinità. Ma ci pensate, voi tra poco prendete Gesù, lo ricevete, viene dentro di voi, lo assimilate. Adesso siamo noi col povero corpo ad assimilare Gesù, pane di vita e eternità di potenza. Adesso siamo noi ad assimilare. Ma poi perché Gesù fa questo? Fa come fanno le mamme, danno il latte ai bambini, perché sennò la pasta asciutta non ce la fanno, io muoio di fame. E allora l'alimentano così. Poi quando questo bambino crescerà e diventerà un uomo forte e la mamma si fa vecchia, che fa questo uomo? Dice adesso, mamma, ti proteggo io, sei con me. Tutti noi, liberati dalla schiavitù del peccato, illuminati dalla parola del Vangelo, vi dicevo all'inizio, questa parola è meravigliosa. Senza questa parola io sarei come un cieco. Sì, mi parlano la televisione, i giornali, stupidaggini, ma l'anima è al buio. Senza questa luce divina, quanto amore Gesù ci ha messo, pronunciando ogni parola. Quando fa questo discorso e si guarisce, quello gli hanno detto, tu mettici le mani sopra e questo guarirà. Ha messo le mani sopra Gesù? No, l'ha preso, se l'è portato in disparte, come un papà che c'ha un figlio che è un tesoro, se lo porta. Poi gli mette il dito nell'orecchio, proprio così, così, poi un po' di saliva sulla lingua, si scioglie la lingua, si aprono gli orecchi e quello sente tutto, parla, dice l'Evangelista, quasi divertito, ci parlava correttamente. Ma perché? Perché è facile pensare, uno che non ha mai parlato, quella volta che comincia, inciampa, no? Intreccia. Balbuziente, no, correttamente. Quando passa il dito di Dio, quando ci tocca la mano del Signore, quando la sua saliva scioglie la nostra lingua, allora anche noi parliamo così. Avete sentito un po' la storia di Natuzza? Madonna, una donna, donnetta
quasi analfabeta, proprio poco niente, giusto per scrivere qualche parola, qualche segno. Eppure Gesù in lei ha fatto dei prodigi straordinari, ma credo che lo sappiate. Del resto San Francesco, il grande serafico padre, non è che è andato a sedersi sulla cattedra di Roma, di Napoli o di Bologna, è andato per le strade con quello che sapeva, e lui dice di essere ignorante, ma parla delle verità di Dio con una sapienza che i teologi di allora dissero: lui è l'aquila, noi siamo come la lucertola che strigia per terra. Dopo averlo ascoltato, come lo stesso Gesù, no? Mandarono le guardie, i capi, arrestatelo perché bestemmia quando parla. Quelli sono andati nel tempio, hanno ascoltato, incantati, e hanno detto tra di loro: ma che arrestiamo? Ma quanto mai una persona ha parlato così? Ma noi non arrestiamo niente. E se ne sono andati a riferire ai capi, dice: abbiamo ascoltato ma non l'abbiamo arrestato, perché abbiamo sentito che parla in un modo straordinario. Ah, anche voi vi siete lasciati incantare da quello, no? Non capivano i capi, che non capivano, gli altri capivano. Pensate, quando Gesù ha guarito il cieco nato, questo è andato a dire all'ufficio dei capi: io ero cieco, adesso ci vedo. E come mai? Perché un tale mi ha messo le mani sugli occhi e mi ha guarito. E chi è questo? Non lo so, io non lo so. So soltanto che prima ero cieco e adesso ci vedo. Allora, quelli che fecero, i capi dei farisei, visto che non avevano avuto nessuna soddisfazione dal figlio guarito, mandarono a chiamare i genitori: venite qua, dovete testimoniare come mai vostro figlio, se è vero che era cieco, adesso ci vede. Hanno detto: che il nostro figlio era cieco, ve lo possiamo assicurare, che adesso ci vede bene, ve lo possiamo garantire. Ma come? Domandatelo a lui, perché è maggiorenne, ve lo può dire lui. Avete capito? Volevano ingastrare i genitori. È così, la cattiveria del mondo vuol sempre trovare una via per dichiararsi vincitrice, che deve vincere la cattiveria. No, quello andò nel tempio e incontrò di nuovo Gesù. Allora lui non lo riconobbe Gesù, ma Gesù disse: tu hai capito cosa hai ricevuto? Sì, sì, io prima non ci vedevo, adesso ci vedo. Beh, vai, fai la tua offerta e non dimenticare quello che hai ricevuto. C'è un proverbio popolare che dice: fatta la grazia, gabbato l'usante. Perché, che vuol dire? Che si torna a fare quello che si faceva prima, vivacchiare spiritualmente, una volta sì, una volta no la messa, fare l'elemosina a un povero, sì e no, andare a messa, partecipare a un pellegrinaggio, a una celebrazione, boh sì e un po' no. Questo, allora, noi dobbiamo andare da Gesù come quel muto, quel sordo, e dirgli: Signore, avete capito, sentito qui, non ha chiesto nulla, non poteva chiedere, era muto. Che dici, che dice, guarisci, mi sei muto. Gesù ha fatto tutto. Noi veniamo da Gesù, noi possiamo dirgli: Signore, guarisci l'anima mia, benedici la mia famiglia, converti queste persone che sono miscredenti, sono atee, stanno bene senza di te. Gesù, porta la pace nella mia famiglia, preparaci tutti per il paradiso, perché non vogliamo stare uno in paradiso e un altro all'inferno.
Noi lo possiamo dire a Gesù. E Gesù pronuncia la stessa parola. Notate che l'Evangelista riporta questa parola non in greco, come di solito avviene, e nemmeno in ebraico, ma in aramaico. Era il dialetto che parlavano ai tempi di Gesù, è la lingua di Gesù. Effata. Apriti. E questo fa Gesù. Quando entriamo, Gesù dice al nostro cuore, Effata, apriti, spalanca questa porta. Spalancati i cuori a Cristo, ricordate, San Giovanni Paolo II, ai giovani. Lasciatevi afferrare, non abbiate paura. E lo ripeteva fino alla fine. Che bello. Il popolo cristiano trova Gesù, anche se se sta nel territorio della Decapoli, se per anni, per decenni è stato lontano dal Signore, è vissuto da pagano, territorio pagano. Una volta che rientri, avvicinati, perché Gesù pronuncia questa parola, Effata, apriti, e il cuore si apre. Sordo, muto. Dicono gli Atti degli Apostoli che quando San Pietro ha guarito l'Enea, che andava in chiesa ma solo per chiedere l'elemosina, non interessava di pregare, non aveva fede in un miracolo. E quando arrivarono Pietro e Giovanni, Pietro disse: io non ho né oro né argento, però quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. Dice San Luca, raccontando il miracolo, che non è che quello si alzò e camminò, si alzò e si mise a saltare, sembrava che ballasse per tutto il percorso della sinagoga. Bello, è questo, quando arriva la verità di Dio, scioglie i nodi, illumina il buio, trasforma la persona, convertitevi e credete al Vangelo. Io già ho parlato per troppi minuti, non è il mio solito, adesso comincia il rimorso, dobbiamo chiudere, ma quante cose belle abbiamo ascoltate, meditiamole e facciamo in modo che queste cose belle facciano diventare belle le nostre anime, le nostre famiglie, le nostre nazioni, questa Italia imbastardita, ricaduta nel vizio, nel paganesimo. Le proposte che si fanno sentite più di me, questo popolo che è benedetto da Dio, qui è venuto San Pietro, qui è Papa Francesco, qui è nato San Francesco, qui San Benedetto, qui Santa... Chi abbiamo celebrato qualche giorno fa? Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio, San Leopoldo, contemporaneamente lavoravano. Questa è la patria dei santi. E allora ringraziamo il Signore perché ci ha dato tutti questi grandi maestri e intercessori. I santi non stanno mai in ozio, nemmeno in cielo. E poi cerchiamo Gesù ogni giorno. Padre Pio diceva che dai suoi figli voleva la messa, la comunione, il rosario ogni giorno. Ma sì, avanti, non pesa niente. E questo bagaglio è l'unico che quando lasceremo questo mondo se lo porteremo dietro, ma non pesa, anzi questo bagaglio si trasforma in due grandi ali che ci fanno raggiungere il cielo. Credo in un solo Dio. Amen.